Amici di Quarta Parete, buonasera. Dopo queste note allegre e divertenti, siamo qui all'Arcigliuto per presentare lo spettacolo che andrà in scena da domani sera, ore 21:15, Canta che ti passa, con scritto e diretto da Barbara Bigala, buonasera. Interpretato da Anna Vinci, buonasera. Con il grande apporto di Vito Caporale, buonasera, dei Baraonna. Bontà tua, grande apporto, ti ringrazio. Grande apporto, insomma, voglio grosso, dire, grosso, vabbè, in tutti i sensi. E naturalmente il tutto impreziosito dalla presenza del grande Deus Ex, ma dal patron dell'Arcigliuto. Eccoci, Giovanni Samaritani, buonasera. Allora, Barbara, tu essendo l'autrice, ci racconti in poche battute questo spettacolo. Ecco, passo davanti ad Anna. Allora, noi raccontiamo più o meno 50 anni di storia, insomma questo è un po' il nostro intento, di raccontare quasi 50 anni di storia a partire dalla fine dell'Ottocento fino al secondo dopoguerra. E attraversiamo tutti i generi, appunto, dal caffè chantant all'operetta, al varietà, all'avanspettacolo, insomma tanti generi, tantissime canzoni conosciute, qualcosa di dimenticato che vogliamo riportare alla memoria di tutti. Beh, perché noi abbiamo un grandissimo patrimonio ed è giusto che chi l'ha dimenticato se lo deve ricordare, e chi non lo conosce lo deve scoprire, giustamente. Chiaramente è uno spettacolo divertente, perché io sono abbastanza folle per scrivere cose folli. Sappiamo, i pregressi. Insomma, Anna, con Barbara, un duo vincente. Me lo auguro. Guarda, con Barbara siamo amiche da tanto tempo. Ma siete complementari. Speriamo di sì. L'abbiamo già collaborato in altri spettacoli, però solo musicali. In realtà io, è la prima volta che mi trovo a fare uno spettacolo teatrale con Barbara. Ne abbiamo sempre parlato. E poi alla fine lei l'ha proprio scritto. E siccome io le avevo espresso questo desiderio di fare dei ruoli comici, perché fino adesso ho fatto più che altro ruoli drammatici, e lei mi ha, devo dire, esaudito questo mio desiderio. Quindi andiamo a vedere la Ah. Per me è anche, insomma, un po' una scommessa. Ci saranno tanti personaggi divertenti, certo. Possiamo dirne uno, perché comunque già l'abbiamo annunciato, è quello di Vandosiris. Cioè, pensate, io Vandosiris. Non è questa la parrucca dell'Osiris, questo è per scala, un altro momento. Chiarisci che non sono i tuoi capelli, perché a qualcuno ecco, no, perché Cavazzini è arrivato mentre facevamo la prova generale, ci siamo stoppate, quindi siamo ancora mezze civili e mezze... Come mi dovevo acconciare io. Esatto. Eccoci. Stavo introducendo il nostro Vito che tu hai, che in tutto ciò come, allora, ti incastri. Io sono un po' la colonna sonora di questa rappresentazione, però sono anche il terzo incomodo tra due prime donne, sia nella vita che nel palcoscenico. Io sono affascinato dal loro eclettismo, ma lo dico con grande sincerità. Loro sul palco ballano, recitano, cantano, fanno di tutto. Comunque un'energia pazzesca. Un'energia pazzesca. È divertente anche per noi che siamo in scena gustarci questa pièce così ricca, così eclettica. No, però voglio aggiungere che Vito, no, è importante dirlo, perché Vito è conosciuto come cantante e musicista, e su questo, insomma, lo sapete tutti, piove, che è bravissimo. Però per molti sarà una sorpresa, perché qui fa anche l'attore comico, un po' clown, un po' il soggettone della situazione. Avrei voluto fare Shakespeare o qualcosa di più classico. Faremo anche quello. No, io volevo dire una cosa, che il nostro patron Giovanni Samaritani, che è il padrone dell'Arcigliuto, fa pure è il nostro fonico. Io lo chiamo il Lucifero, quello che fa le luci. Giovanni, poveraccio, ha una quantità di apporto audio che impazzisce. Manda quello, manda quell'altro, la luce, quello, quell'altro. L'abbiamo fatto impazzire, poverino. Certo. Però lui c'ha il forcone? Sì. Allora, io direi che a questo punto possiamo sintetizzare da domani sera, ore 21:15, ma precisando che chi volesse venire prima alle 21:15 può godere dell'eccellente apericena, vero Giovanni? C'è un'eccellente apericena dalle 20:15 alle 21:15 prima che cominci lo spettacolo. Splendido. Allora, da domani sera fino a mercoledì 20, esatto, e saltando di pari passo venerdì 15, che non ci sarà spettacolo, e domenica anticipato alle 20:15. Esattamente. Allora, Canta che ti passa, Barbara Bigala, Anna Vinci, Vito Caporale e Giovanni Samaritani. Grazie a voi tutti, grazie a voi tutti, grazie a voi. E buon Canta che ti passa. Musica maestro. Dai, improvvisiamo.
bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. Non ti rovini il frac, le scarpe fan cic-ciac, seguiamo la strada del destino, seguiamo la strada del destino, seguiamo la strada del destino. Ciao! Grazie!